Il problema è semplicissimo, è semplicissimo. O avete ragione voi o abbiamo ragione noi. Cioè, voi avete ragione che a smantellare il sistema SPRAR, che voi smantellate in quattro mosse, sì, sottosegretario, perché se lei riduce gli aventi diritto, se lei limita l'accesso agli SPRAR, se lei prolunga i tempi di permanenza nei centri di accoglienza, se lei amplia le ragioni che possono determinare la revoca della protezione, lei di fatto sta smantellando il sistema SPRAR. Lei lo ridurrà dell'80-90% la presenza nello SPRAR. Non è un'opinione. Non potete dire che state a casa e andate a messa. O state a casa e andate a messa. O fate la questione, o dite gli SPRAR non funzionano, sono un'invasione dei territori, o ci credete e ci investite. Siccome i numeri del sistema SPRAR noi sindaci li abbiamo sempre voluti quando eravamo sindaci, perché davano controllo delle persone, controllo e sicurezza delle persone, perché voi fabbricherete invisibili, voi fabbricherete persone invisibili che saranno un pericolo per tutti, i ragazzi che non studieranno. Le persone che non verranno avviate al lavoro, le donne a cui non insegneremo più la lingua perché smantellando il sistema non avremo più queste cose, questi invisibili, dove andranno? Dove andranno che avete 5 accordi per i rimpatri, che non avete portato a casa niente altro che quello che c'era già? Dove andranno? Allora io umilmente mi permetto di suggerire al governo, Presidente, che entro 6 mesi dalla data di applicazione di questo straordinario decreto, che dopo il decreto del lavoro del ministro Di Maio, che ha già cominciato a creare disoccupati, questo creerà invisibili e pericoli per le nostre comunità, che almeno dopo 6 mesi si veda gli effetti di questo decreto, si valutino con i sindaci, con le associazioni, con le famiglie, scegliete voi, non mi interessa con chi, ma faremo una valutazione di esito di questo provvedimento, sì o no? E non capisco perché una semplice proposta amministrativa trovi sinceramente il parere contrario. Grazie.